Buongiorno ragazzi, buon giovedì vincente 7 marzo 2024. Allora, vi do un grandissimo consiglio perché con gli ultimi risultati dei conteggi dell'estrazione di martedì sera 5 marzo, mi torna un ambo che stavate giocando da 5, 6, 7 colpi, ok? Adesso io vi spingo a due condizioni perché molti dicono io gioco tutto dei tuoi numeri. Molti dicono e mi chiedete consiglio tutti i giorni che cosa posso giocare, Mimmo? Allora, premessa, nulla togliere alle altre mie previsioni altrettanto valide. Io vi dico che e riconfermo che Torino-Venezia, la penultima del mese, si va avanti tranquillamente. Soprattutto a Torino, io continuo a sottolinearlo, a Torino questo 23, che è l'ambata tirata fuori da me, non dal metodo. Il 23 a Torino come andata semplice è terza e quinta posizione. L'ambo rimane quello forte, 23-16, soprattutto a Torino. E a Torino si può fare la terzina col 29, ok? E questo ve l'ho già detto nelle ultime estrazioni, negli ultimi video che ho fatto. Ma martedì sera, dopo i conteggi finiti, mi ritorna con conteggi completamente diversi dalla terza estrazione del mese, i conteggi della terza estrazione del mese, che era martedì. Mi torna un ambo che stavamo giocando a Cagliari. E allora questo video anche, a parte che a fine video poi vi metto l'aggiornamento di Salvatore da Cremona, quindi per chi è interessato che non chiudesse il video. Mi torna l'ambo di Cagliari, ragazzi. L'ambo sardo, l'ambo di Cagliari. 56-84. Ragazzi, prendete nota, voglio tanti scontrini. Se non è stasera è domani, se non è domani è sabato. Oltre Torino e Venezia, oltre comunque Torino con quel 23-16 che deve pagarci, in ambo in ambetto, o comunque il 23, ricordatevi nazionale tutte, recupero facoltativo, Cagliari, questo ambo, anche mettete un euro di ambo, un euro di ambetto, anche 0,70 di ambo e 0,30 di ambetto, ma Cagliari, 56-84, state attenti, mi torna da dei nuovi conteggi, stesso ambo, calcolo diverso. Quindi si rafforza Cagliari 56-84. Tutte vo queste volte che l'ho ripetuto e per farvelo entrare in testa, a me mi ha detto di giocare anche questo oltre che Torino. Sì, 56-84 a Cagliari. Mi raccomando, ragazzi. Adesso io vi saluto, vi ho dato i piccoli consigli per chi non aveva le idee chiare su cosa giocare. Adesso non non chiudete. Perché adesso vi metto l'aggiornamento di Salvatore da Cremona. Ragazzi, io vi abbraccio tutti, vi auguro un buon giovedì vincente e spero stasera di sentirci, ok? Altrimenti domani mattina, come al solito, di consueto, il nostro aggiornamento. Passo la parola a Salvatore da Cremona. Ciao ragazzi! Per risentirci, ragazzi, dal canale di Mimmo Nazionale. E purtroppo ancora malefico. Allora, ricordate la previsione che precedente che vi ho dato su Cagliari, che c'era il 18 abbinato col 42, eh? Vi ricordate? Sì? E allora, cosa è successo? È successo che il suo diametrale Palermo ce l'ha rubato, ma ciò la dice lunga perché il 18 i numeri non hanno memoria. È giusto? Quindi a maggior ragione che si è ripetuto incomincia a essere frequente. Ricordate la previsione che vi ho dato? 18 e qui c'era il 42 che adesso l'ho sostituito, ho messo il 54. Toglietelo. Toglietelo il 42 e giocate sempre nella stessa posizione, seconda e quarta, 18, ok? Purtroppo ce l'ha rubato Palermo, era un bel lampo, eh? Comunque, si continua ragazzi, io l'avevo dato 5 colpi e ne ho appena passato uno, è peccato che non l'abbiamo preso a colpo, che qua c'era il 42. Ok? Si continua, ragazzi. Non disperate, non prendete nulla, ripeto per certo, comunque giocate con moderazione
e fate la vostra giocata progressiva. Vi ho detto di mettete qualche centesimo in più, tra virgolette. Comunque, vi voglio dare ancora una previsione che per me dovrebbe sortire in pochi colpi. Le ruote interessate sono Torino e Roma. Vedete? Torino e Roma. E chissà se non ci portiamo a casa un bel gruzzoletto. Comunque, le ampate sono 37-73, abbinati con il 50. Ok? Male che vada, prendiamo un ampo. Ok? Su ruota. Purtroppo, io l'ho dovuta fare su due ruote perché giustamente mi dà le due ampate, ok? E sono convergenti. E chissà se non escono tutte e due insieme, assieme a 50. Ci portiamo a casa una bella sommetta. Ripeto, Torino e Roma. Ampate, seconda e quarta posizione. 37-73 lampate. A un solo abbinamento il 50. Ragazzi, incrociamo le dita. Purtroppo era troppo bello. A colpo, se veniva quel 18 su Cagliari, avremmo preso un bel lampetto a colpo. Comunque, questa almeno giocatela per a esito raggiunto. Questa è una previsione fortissima. Fortissima. E chissà. Incrociamo le dita. In bocca al lupo a tutti. Ciao Mimmo e grazie ancora per l'opportunità.